Ehi ragazzi, il nostro tour continua! Vi aspettiamo a Roma il 6 maggio alle ore 16:30 al Valmontone Outlet per abbracciarvi tutti quanti e conoscervi dal vivo! Mi raccomando, non mancate! Ciao! C'è qualcosa di speciale? Siamo arrivati qui a Milano e oggi ho per voi una grandissima missione. Dovrete realizzare il look più bello in soli 30 minuti. La challenge avrà luogo nello store blu. Ok. Chi tra voi due realizzerà il look più bello vincerà. Ok. 3, 2, 1, go! Sono cose molto belle. E andiamo piano di sopra. Il tempo scorre. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Che sono sta carina. Ma quanti così le carine, ragazzi. Allora. Ferme, ferme, ferme. Un attimino. Ok. Vi ho portato qui a Milano, qui nello store di Blauer, perché voglio vedere da voi non un look così, ma il look più bello che si possa realizzare. Beh, qui da Blauer ci sono un sacco di cose molto belle. Iniziamo, io vado a cercare qualcosa qua. Mamma, è bellissimo. Vediamo, vediamo, vediamo. Cioè, ci stanno? Cappellino? Mamma? Mamma, questo si può utilizzare per il look? Sì, puoi tenerlo in braccio. Ma tu hai già scelto? No, 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 in che senso? Anche la maglietta! E poi vediamo anche qualche scarpetta! Oh mio Dio! Sono per me! No, Ludica, ma scusami, ma non prendi le cose così perché devi anche della taglia, ok? Le adoro. Ludo, ma non prendere subito cose così. Cioè devi anche vedere la taglia perché io ho trovato già il mio look. Me lo vado a trovare. Questo con questo e lui. Ciao. Ciao Aurora, scegli molto bene. Come? Hai già trovato il tuo look? Nemmeno in un minuto. Venite. Come vediamo? Oddio, quanti colori sono troppo belli. Ok, io devo scegliere. Allora, no? No? Molto cool e alla moda. Taglia. Ok, questa viene proprio di sì. Ok, allora questa no, aspetta, forse questa. Taglia. M, eh sì, forse è meglio la M. Ok. M. Adesso mi serve la maglietta. Ok. Dove sta la maglietta? Qua. No, no. Ecco, qui. Ok, questa. Giacca e maglia presa, così. Le scarpe e la borsetta. Vediamo di qua, vediamo di qua. Ok, allora non vedo niente. Ah, queste scarpe qui, Vedo delle meravigliose scarpe. Tu vieni con me. Ok, scelta. Adesso ok, la borsetta. Quella in alto. Ah sì, dai, questa. Questa si abbina alla mia giacca. Ma sì, dai. Questa che dite? Ah, ci vuole qualcosa di più. Ah. Ok, andiamo a vedere. Di là. Ok. Buongiorno, buongiornissimo. Quella in alto. No, vediamo in basso se c'è qualcosa. Questa direi proprio di sì. Vedi com'è? Voilà. Ok, Luda è già andata. Ok, prendo tutto ciò che mi occorre e vado a provare il camerino. Buongiorno, salve. Si può? Ma che carino questo camerino. Arrivo. Allora, ma ci sono io. Ma non mi interessa, io devo fare il mio look. Vai via. Vai, devo fare il mio look. Vai via, qua non c'entriamo. Oh. Iniziamo con la maglietta. Ludovica è pronta
con il look da lei scelto e al mio tre uscirà. 3, 2, 1, via! Amore, ma sei bellissima! Grazie, Agno! Facco, fra! Anche Aurora è pronta con il suo look e al mio tre ce lo mostrerà! 3, 2, 1, via! Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Bene, 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 ragazze. La vincitrice verrà decretata dai nostri unicorni. Beh, ragazzi, dai, da casa voteranno la vincitrice. Ludo, cosa ci dici di più del tuo look? Perché gli unicornini devono votare te? Allora, guardate la maglietta e anche delle scarpe. Wow, che belle scarpe! E perché dovrebbero votare per te, Auri? Ma per tutto, mi ha vista borsettina, giubbino. La magliettina e anche le scarpe, ragazzi, non possono mancare le scarpe di Blauer, ovviamente. Anzi, dovete votare me. Io questo, questo il capanno. A parte che tu mi hai copiato anche la giacca, quindi questo non vale. Io l'ho fatto prima. Ma tu non hai il cappello, ciccia. Tu non hai la borsa, ciccia, dai, come la mettiamo? E te non hai la maglietta uguale, ciccia. Allora, adesso i nostri unicornini voteranno la vincitrice. Votate uno se la vostra preferita è Ludovica, due se preferite il look di Auri. Ovviamente io, due mi raccomando, due anche un bel numero, due, no? Adesso però io proporrei un altro look, che ne dite? Sì. Adesso ragazze, avete una possibilità per scegliere un altro capo. E vedere il look con questo nuovo capo come cambierà. Allora, no, aspetta, non abbiamo capito le regole, aspetta. Ma dobbiamo cambiare tutto il look o qualcosina? Solo una cosa, avete soltanto la possibilità di scegliere un capo d'abbigliamento. Io lo so, giubbino. Allora ragazzi, al mio 3 potete scegliere un capo a vostra scelta che vi consentirà di migliorare o peggiorare il vostro outfit. Okay, chi lo sa? Mio outfit, guardatelo bene, guardate, questo, allora, questo non è una semplice maglietta, aspetta, questo non è una semplice maglietta, è un top, quindi un crop, anche qui è un top, guarda, no, non è vero, non è vero, sì, è un top, ma allora il mio è un crop top, 3, 2, 1, scegliete il nuovo capo, inizio io, andiamo là, S, subito cambiare.
vediamo. Tu, Auri, cosa hai scelto? Io ho scelto questo giubbino molto chic e alla moda, bianco, azzurro e bianco, rosa e grigio e la maglietta di prima, ovviamente. Io ho scelto questo giubbino rosa, nero e bianco. Ovviamente lei mi copia. Bene, bene, mamma, bene. Io ho sete. Anche mamma, basta, dai. Non ce la faccio più. Io ho un sacco di sete. Ti prego, facciamo una pausa. Con la secca. Va bene, allora ragazzi, esco un attimo, vado a prendere un attimo un po' d'acqua al bar. Voi aspettatemi qui, non v'azzardate a muovere, che siamo a Milano, non conosciamo nessuno e non uscite dal negozio senza di me, ok? Va bene, mi raccomando, ormai a te, Auri. Le regole, sì. Mi raccomando a te, che sei la più grande. Va bene. Ludo, tu ascolta tua sorella, eh? E non farla arrabbiare, mi raccomando. Non vi muovete, che qui siamo a Milano, in un'altra città, e non conosciamo nessuno. Io vado, ok? Vi lascio anche la videocamera. Quante cose belle ci sono qui, vorrei prendere tutto il negozio. A chi lo dici, Ludo? Io sono innamorata persa di queste scarpe e di questo top. E io sono innamorata di tutto il negozio e anche le cose che sto indossando. Ludo, facciamo una cosa. Visto che non abbiamo niente da fare, andiamo in camerino, cambiamoci, così quando arriviamo siamo già pronte. Ok, io vado. Ok. Auri, ma perché qua è, in questo camerino è tutto buio? Manco me ne sono accorta. Vabbè, Lude, è schiacciato tu qualche intervento. No. Dammi un attimo la videocamera. Ti dica. Ludo, che succede? Vai, ci sono. Perché trema il telefono? Sei tu. No. Ludo, usciamo. Dammi un attimo la videocamera. No. Vai, vai avanti. Vai avanti. Oh oh. Che è tutto buio. Mamma, papà, come sei? Però qui c'è la luce. Ludo, chi ha chiuso tutto? Oh, non scherziamo. Ludo, non scherziamo. Chi ha chiuso tutto? Oh, Ludo, non scherziamo. Siamo in un negozio, ok? Non siamo a casa, siamo in un negozio, capisci? A Milano e non a Verona, giusto per farti capire. Oh mio Dio, Auri, adesso come facciamo a ritornare a casa? La mamma come fa a entrare qui? Ludo, non lo so, però aspetta. Ci sono le finestre chiuse, ma le luci non sono spente, non capisco il senso. Allora, vediamo. Potete aiutarci, vi prego? Ehi! Aiuto! Ehi! Aurora, ma andiamo giù! Vediamo se almeno la porta è aperta! Ludo, ma... No, Ludo! Io vado Ludo, giù a vedere! Io mi sto spaventando, te lo dico! Perché le luci del camino sono spente qui, no? Non ha senso! Non c'è una via di uscita. Allora vieni giù, vediamo se la porta giù è aperta. Oh mio Dio, e adesso come facciamo ad uscire da qui? Le commesse non avranno visto che noi eravamo ancora dentro. Pensa, Auri, pensa, ti prego. Ok, andiamo giù. Oddio, ti prego, fa che giù ci siano le commesse. Ok, scendi. Ok, stiamo ancora. Sento le voci. Ok, sento le voci. Ok, qui le luci sono accese. Perché prima di stare? Oddio. Chiude.
nessuno? Ludovica? 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 Oh mio Dio! Aurora! Aurora, mi guarda! Ma non è una carta! Ci credo che non siate! Cioè... Stavo chiuso dentro un negozio, capisci? Sei là? Ehi! Io provo ad aprire! Scusa! Avri, adesso dobbiamo stare qui tutta la notte! Oh, caspita!